Anche se con aspettative non eccessive, abbiamo atteso tutti la partenza dell'evento di presentazione di un nuovo progetto dedicato ai Pokémon quest'oggi. Molti credevano fosse tempo per un nuovo Let's Go di transizione, mentre varie voci davano per molto plausibile un remake di Pokémon Diamante e Perla, su cui i rumor si susseguono in realtà da anni. Invece, The Pokémon Company ha presentato un MOBA. Già, non stiamo scherzando, proprio un MOBA, un Dota-like, o come volete chiamarlo, chiamato Pokémon Unite, e creato in collaborazione con Tencent, colosso cinese che possiede Riot e ha peraltro pubblicato anche Arena of Valor, arrivando a dominare il mercato mobile. Gli sviluppatori sono i Team Studios, squadra dietro a Call of Duty Mobile e Honor of Kings. Il gioco è chiaramente creato con intenti prevalentemente commerciali, dato il potenziale immenso del marchio Pokémon e la potenza di fuoco di Tencent nel settore, e si distingue in parte dalla maggior parte dei MOBA per via della presenza di due sole lane, dell'assenza di torrette e della necessità di ottenere punti e recapitarli in zone specifiche rigeneranti per vincere una partita, anche eliminando Pokémon nella giungla. Il resto del gameplay segue invece la tipica struttura 5 contro 5 semplificata dei MOBA mobile, con la possibilità di far salire i Pokémon di livello ed evolverli ottenendo così nuove abilità. Non si tratterà, peraltro, di un'esclusiva mobile, dato che è previsto anche per Nintendo Switch. Che dire dunque? Beh, non molto, la delusione dei fan storici è palpabile e i dislike su YouTube per l'annuncio non si sono certo fatti attendere. Tuttavia, si tratta comunque di un progetto con potenziale di guadagno enorme ed è abbastanza evidente che sia proprio questo l'intento di Tencent e Pokémon Company. Speriamo solo che non sia un segno dei tempi che verranno per il marchio e che questo, l'annuncio di un nuovo Pokémon Snap e l'arrivo di Pokémon Café Mix proprio oggi, siano stati solo un antipasto prima dell'arrivo di un progetto primario apprezzabile in toto anche da chi con i mostriciattoli di Game Freak ci è cresciuto. Voi, intanto, ricordatevi di iscrivervi al canale di Multiplayer.it. Alla prossima!